Eccoci tornati in diretta. Allora, l'avevamo annunciato prima della pubblicità, mensilmente dobbiamo fare il punto della situazione con il nostro market star, con Morningstar Italy, per capire quali sono stati i market mover e soprattutto gli indicatori che hanno mosso i mercati e che hanno portato gli investitori a fare delle scelte piuttosto che altre, e poi, non in ultimo ma non meno importante, cercare di capire quali sono gli asset a cui bisogna rivolgersi magari in determinati momenti di mercato. Oggi con me Marco Caprotti, Morningstar Italy. Marco, bentornato, grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno. E come sempre la nostra trasmissione Market Star è divisa in due parti. Prima cerchiamo, Marco, di fare un po' il punto della situazione, di inquadrare le notizie che hanno portato a dei movimenti sul mercato. Direi che in prima battuta, dimmi se sbaglio, analizziamo gli Stati Uniti con la decisione della Federal Reserve di tagliare i tassi, quindi capire questo a cosa ha portato, unita anche alle ultime recenti notizie, quelle che hanno visto il tweet di Trump e nuovamente uno scossone in quelle che sono le trattative commerciali infinite tra l'America e la Cina. Insomma, questi due aspetti cerchiamo di unirli e collegarli, sì, insieme. Gli aspetti sono due, in realtà poi rischiano di concatenarsi. Da una parte c'è la questione dei tassi, la Fed ha tagliato, la decisione era telefonata, come si dice, quindi il mercato se l'aspettava. Trump e altre persone aspettavano, speravano in un taglio un pochino più profondo. Questo in realtà perché l'economia americana va bene, ma non va benissimo, non va bene come la gente si aspettava, anche dal punto di vista aziendale. Gli utili sono andati bene delle ultime trimestrali, ma c'era stata una revisione al ribasso delle stime degli utili, per cui è stata alla fine una vittoria a metà quella delle aziende. Qui c'è una situazione buona ma non buonissima. La Fed ha tagliato per dare una spinta in qualche modo all'economia. Nel frattempo si è inserito appunto il tweet di Trump sul possibili, perché per ora è soltanto un tweet, quindi non c'è nessuna decisione, su possibili nuovi dazi alla Cina, la risposta della Cina per quanto riguarda le valute. Tutto questo in realtà, secondo alcuni operatori, la risposta di Trump sulla manipolazione. Esattamente, delle tutto questo dal punto di vista della Fed potrebbe portare la Fed a decidere nuovi tagli, perché se questa situazione dovesse portare a un nuovo rallentamento dell'economia americana, bisogna vedere in che misura, potrebbe spingere la Fed a intervenire prima di quanto magari pensava o si aspettava, per tagliare di nuovo i tassi. Bisognerà vedere se il tweet di Trump di adesso si trasformerà in nuovi dazi a settembre. Da qui la questione, voglio dire, può cambiare da qui a settembre, credo, ogni giorno. Una cosa curiosa, Marco, insomma, non da approfondire necessariamente adesso, per una riflessione che abbiamo fatto anche fuori onda, è proprio questa, che ormai i mercati dovrebbero aver scontato anche le prese di posizione, spesso anche da gambero, no? Di Trump, che fa un passo avanti e poi invece torna indietro. Trump è tornato a dire, non ho dubbi che a settembre, quando riprenderanno i negoziati, si riuscirà a arrivare a una soluzione che faccia bene a entrambe le superpotenze, no? Eppure i mercati reagiscono sempre male ai tweet di Trump. Beh, reagiscono comunque al tweet di quello che è la persona più potente del come mondo, che muove, che, esatto, muove, che fa il burattinaio un po', esatto, per certe cose. Dall'altra parte c'è Trump, che ha bisogno di tenere alta l'attenzione, perché comunque stiamo entrando nell'anno della campagna per le presidenziali e ha un enorme bisogno di essere rieletto, quindi deve deve stare attenzione soprattutto sui temi economici, che sono quelli che interessano molto gli americani. Sarà un autunno caldo su più fronti, insomma, per l'America, anche per l'Italia, per l'Europa, insomma, avremo di cui discutere anche con voi, Marco, non ho dubbi. Altro tema di questo periodo è stato quello legato alle banche centrali, no? Da tempo ormai si sa, insomma, si è ridiscusso anche il ruolo delle banche centrali e quello che possono portare ai mercati. Quando si parla di tassi, l'osservata speciale è anche la banca giapponese. Assolutamente, proprio per la situazione particolare in cui il Giappone, sostanzialmente una sorta di deflazione storica, non riescono a ripartire in nessun modo. Nell'ultima riunione della Banca del Giappone hanno lasciato invariati i tassi, che quindi restano negativi. Non hanno escluso, e questa è stata un po' la novità, mentre di solito, diciamo, non davano indicazioni, questa volta non hanno escluso la possibilità di portare i tassi ulteriormente in territorio negativo. Sono state riviste leggermente al ribasso le proiezioni di crescita, mi pare da più 0,8 a 0,7, poca roba, ma che comunque indica una tendenza di rallentamento.
In tutto questo, appunto, la Banca Centrale del Giappone, che di solito è molto cauta nelle affermazioni, preferisce stare Vero. Zitta, in questo caso ha aperto alla possibilità di ulteriori tagli. Questo ha fatto un po' preoccupare i mercati, perché comunque il Giappone resta una delle maggiori economie. Dall'altra parte gli operatori continuano a guardare le small cap, che sono quelle concentrate sul mercato locale, per cercare di capire come risistemare i portafogli. Come potrebbero andare quindi le cose in futuro con questa presa di posizione differente della banca giapponese? Quindi? Beh, se utilizzano la moral suasion che utilizzano di solito le banche centrali, potrebbe essere l'indicazione che qualcosa sta per succedere. Di solito le banche centrali, tutte, soprattutto quelle più grandi, non fanno mai arrivare una decisione all'improvviso, di solito appunto la telefonano per dare modo ai mercati, sì, agli operatori di prepararsi. Il fatto che abbia parlato potrebbe essere indicativo, poi bisogna tenere conto che sono giapponesi, quindi un'altra cultura, un altro modo di fare. Sicuramente sì, allora molti atteggiamenti probabilmente non sono neanche così prevedibili, nel senso che ecco, sono lontani dal mood che magari abbiamo noi. Altro tema, Brexit, un tema che ci portiamo dietro da tanto tempo, anche perché si pensava che potesse arrivare a una risoluzione con Theresa May, cosa che non è avvenuta, insomma cambio di guardia anche alla guida della Gran Bretagna, quindi Boris Johnson, che è noto per insomma la sua posizione, no? Rispetto all'uscita dall'Unione Europea. Però per parlare dei mercati, i mercati sono preoccupati, domanda forse retorica, ma mi piacerebbe capire con te, Marco, se gli investitori, nonostante la preoccupazione che aleggia sui mercati, hanno colto o secondo te coglieranno, saranno in grado di cogliere delle opportunità di investimento magari proprio che arrivano da Brexit? Allora, sicuramente i mercati sono preoccupati, ma come si preoccupano sempre quando ci sono situazioni che non si capiscono bene. Anche questa storia di Brexit ce la stiamo portando dietro veramente da tanto tempo, ogni volta con delle questioni nuove, con dei particolari nuovi. C'è da dire che Theresa May la Brexit se l'è un po' trovata da gestire, mentre Boris Johnson è uno pro Brexit assolutamente, quindi probabilmente avrà un atteggiamento un pochino più deciso su Brexit. Dal punto di vista degli investitori, una cosa che potrebbe essere interessante è la possibilità di assistere a fusioni e acquisizioni, ad esempio, grazie a una sterlina debole, per esempio, alcune grosse società, magari nell'ambito farma, potrebbero diventare appetibili per investitori stranieri, per cui gli operatori una cosa che stanno guardando è la possibilità di fusioni e acquisizioni su medie e grosse società inglesi, che appunto in questa situazione di incertezza, comunque dal punto di vista delle valutazioni e con la sterlina debole, sono interessanti. Certo. Della serie le disgrazie altrui possono essere delle opportunità per altri. Sono sempre, i mercati funzionano sempre così. Infatti, non volevo essere così cinica, però insomma viene da sé. Neanche a me piace, però esatto, devo prendere però atto. Esatto, però è un dato di fatto. Quindi questa deadline del 31 ottobre che sembra così lontana in realtà è vicina, Marco, perché non, cioè mancano poche settimane. Sì, mancano, alla fine mancano poche settimane. Bisognerà vedere come Johnson poi gestirà. Io ho l'idea che la gestirà in maniera molto più decisa rispetto a Theresa May, ma ripeto, Theresa May se l'è trovata da gestire. Sì. Johnson è stato uno alla fine dei fautori, quindi probabilmente avrà un atteggiamento più risoluto. Ok, per buttarci un po' già anche in quella che è la parte di consigli di investimento, mettiamo così, no? Gli investitori dicono di apprezzare le aziende di qualità, però spesso in termini di performance non sembrerebbe proprio così, o meglio, sembrerebbe una scelta che poi non paga fino alla fine. È così oppure è solo apparentemente così? Cioè, la scelta noi, giusta? Noi l'abbiamo visto con un indice Morningstar che è specializzato sulle, diciamo, le 100 aziende americane, okay, che pagano i dividendi più alti, che storicamente pagano i dividendi più alti. Ci siamo resi conto che ragionando sul trimestre, e soprattutto nell'ultimo trimestre, questo indice ha fatto peggio dell'indice generale americano. Allargando dal punto di vista temporale l'analisi, abbiamo visto che nei 3, 5 e 10 anni invece tende a sovraperformare. Questo può dipendere da tanti fattori. Nel caso specifico è dipeso da un sovrappeso che è stato dato ai titoli finanziari americani, che non sono andati benissimo. Okay. In generale però avere sovrappesi su determinati settori che sono magari sensibili al ciclo economico permette di avere performance migliori. Per cui spesso puntare sulle aziende di qualità non è... può sembrare perlomeno non una buona idea. Nel lungo periodo avere aziende di qualità che hanno buoni fondamentali, che pagano dividendi, insomma che storicamente hanno dimostrato una certa solidità,
conviene. Certo. Allora, questa è la prima parte in cui, come sapete, facciamo un po', inquadriamo un po' il periodo che stiamo vivendo. Adesso cerchiamo di dare qualche consiglio, Marco, perché è la parte forse che interessa maggiormente chi ci segue, no? Perché ovviamente sono tutti operatori, investitori, investitori e nuove tendenze, perché quando parliamo di nuove tendenze bisogna anche capire quali sono gli asset a cui ci si rivolge più facilmente o ai quali sarebbe meglio rivolgersi in determinati periodi. Per esempio, se parliamo di gestori value, a cosa sono più interessati in questo momento, secondo le vostre analisi? Beh, sono sempre interessati alle azioni value. Quello che abbiamo notato, in realtà oramai da qualche anno, prima in maniera più lenta, poi diciamo arrivando un po' con l'esplosione dei titoli growth, abbiamo visto che c'è stato un po' questo trend a spostarsi su azioni tipicamente di crescita. Un po' perché sono quelle che appunto crescono di più anche in borsa, un po' perché molte azioni, molte società che fanno parte dell'universo growth si stanno trasformando loro malgrado, perché comunque le cose cambiano, in azioni value. Abbiamo visto azioni tecnologiche, quindi le classiche del settore growth, che hanno cominciato a pagare dividendi con una certa stabilità, che è caratteristica tipica delle utility, per dire. Però quando vedi una società come Apple che comincia a pagare dividendi, per esempio, allora i gestori si sono sentiti, anche perché il mandato evidentemente glielo consentiva, in diritto di potersi spostare su titoli che prima non facevano parte del loro radar di investimento. La tendenza è cominciata 10 anni fa in maniera molto lenta. Piano piano, con l'esplosione anche dei titoli growth e con la trasformazione che hanno subito alcune società growth, appunto, hanno deciso di spostarsi. Penso ad Amazon, che è una società tecnologica, ma di fatto è grande distribuzione. Certo, ma è una moda o secondo te, secondo voi, è una tendenza che è destinata a durare? Probabilmente è una tendenza che è destinata a durare, col fatto che appunto molte società diventano disruptive nei settori in cui entrano, che sono magari settori tradizionali, sono magari tipicamente value, però sono società tecnologiche, quindi sono growth, e si trasformano, subiscono una trasformazione anche dal punto di vista dell'investimento. La generazione più recente, cioè i millennial, si possono definire investitori, secondo te, questa prima domanda, ma che poi ne nasconde subito un'altra, a tuo parere dovrebbero investire su quello che usano? Perché poi tu hai citato le tecnologie, comunque tutte le nuove tendenze, tutti i nuovi spunti, no, di investimento. Beh, l'idea di base di questo ragionamento è che usando molto determinate società e servizi che offrono determinate società tipicamente tecnologiche, forse sarebbe una buona idea per loro, che sono giovani, quindi hanno una vita di investimento anche molto lunga, partecipare ai profitti di queste società nelle quali alla fine mettono i soldi acquistando nei servizi, investendoci con tutte le cautele del caso, perché ci sono società che, per esempio, adesso hanno valutazioni che non sono interessanti. Ci sono società che magari sono appena arrivate sul mercato e devono dimostrare di essere in grado di restarci sul mercato e di avere idee intelligenti che vengono utilizzate. Però appunto, secondo noi, un'idea interessante per i millennial, appunto, che possono essere quindi anche un po' più aggressivi dal punto di vista dell'investimento, perché hanno tanto tempo davanti per investire, osano anche di più, no? Possono, quindi, assolutamente, insomma, usare di più, possono rischiare di più, esatto. Magari puntare su quelle cose alla fine sulle quali spendono dei soldi. Allora, sempre a proposito di tendenze, leggevo che i fondi sostenibili crescono al triplo della velocità di quelli tradizionali. Sì, il lancio, confermi? Sì. Il lancio di fondi con mandato sostenibile, mettiamola così, sta crescendo molto. Tra l'altro con voi, con proprio Morningstar Italy, Marchestar, abbiamo parlato più volte, anche associate ad altre aziende si occupano proprio della finanza sostenibile. Abbiamo notato, tra l'altro, che è una conferma, la tendenza più in Europa che negli Stati Uniti al lancio di prodotti, diciamo così, con mandato sostenibile, che però in realtà è una tendenza vecchia, nel senso che analisi che erano state fatte avevano dimostrato che l'Europa, dal punto di vista della sostenibilità, è molto più attenta di altre grandi economie, tipicamente quella degli Stati Uniti, per cui il dato non sorprende poi più di tanto. Quello che colpisce un po' è il vedere che ci sono fondi già sul mercato a cui le società decidono in qualche modo di dare un mandato di sostenibilità, per cui il fondo che già
da tempo sul mercato, che opera, eccetera, che prima non aveva un mandato sostenibile, riceviamo in continuazione comunicazioni che la società ha deciso di dargli un mandato di sostenibilità. Puoi dire che è proprio una tendenza che è destinata a rimanere. Insomma. Quindi chi guida questa tendenza? Ovviamente l'Europa, tipicamente. L'Europa. Quello che dicevi tu. Sì. Ed è abbastanza già presente, insomma. Direi che è consolidato. I numeri non sono ancora altissimi, però indicano comunque una tendenza molto forte, quella sia anche in termini di raccolta, per esempio. Ecco, perché poi... C'è una forte raccolta da parte, non tanto sul numero dei fondi, quanto sì. proprio la raccolta di masse che arrivano in gestione su mandati di sostenibilità. Quindi c'è sicuramente un'attenzione molto forte. Un altro focus che vogliamo aprire prima di arrivare al termine di questo appuntamento è quello che riguarda le vendite di canapa legale negli Stati Uniti, perché è stato stimato che entro il 2030 potrebbe salire di 9 volte, arrivando a 43 miliardi di dollari. Quindi questa virata sì, questa verso è una, l'alto. Questa è una delle nuove tendenze, perché, un po' perché l'argomento è controverso, se vogliamo, perlomeno in Europa, sì, certo. per non parlare dell'Italia. Negli Stati Uniti invece è un argomento di forte dibattito, proprio perché molti stati americani stanno decidendo di liberalizzare la vendita della canapa. E su questo dobbiamo intenderci però, non parliamo della canapa o comunque della cannabis come stupefacente. Stiamo parlando di canapa utilizzata sostanzialmente per due motivi. Uno per motivi medici. Sì, per scopi esempio, terapeutici. Scopi assolutamente okay. terapeutici, terapie contro il dolore, per esempio, certe patologie legate all'epilessia, insomma, quindi cose di una certa rilevanza dal punto di vista medico. E poi c'è il cosiddetto uso ricreazionale, che anche qui non va inteso come uso stupefacente, ma l'utilizzo di derivati della canapa per fare bevande, piuttosto che dolci, piuttosto che snack. Queste cose qui. È stato stimato appunto che la domanda di questi prodotti e anche dei medicinali crescerà nei prossimi anni proprio a seguito della liberalizzazione da parte di molti stati della... Salire di 9 volte. 9 volte è molto, però perché c'è un mercato ancora da scoprire. Tutto questo porterà, ci sono aziende che sono specializzate, molte delle quali sono quotate in Canada perché ancora non possono quotarsi negli Stati Uniti, ma che adesso stanno aprendo la quotazione in America proprio perché molti stati americani stanno liberalizzando. E anche lì abbiamo notato che c'è una tendenza, per cui gli stati saranno sempre di più con un bacino di consumatori che in realtà è stato stimato in 35 milioni di americani, una cosa del genere, ma che è destinato a salire proprio perché le persone che magari prima non erano interessate avranno però magari bisogno del farmaco piuttosto che saranno curiosi di assaggiare la bibita fatta con la canapa. Certo, beh, come hai detto tu, in America sono sicuramente più avanti come gestione di questo fenomeno, definiamolo così, in Europa un po' meno, in Italia men che meno. Credi, è difficile forse dirlo, ma credi che poi possa fare da effetto contagio, cioè il fatto che ovviamente si salirà di 9 volte, quindi comunque una virata verso l'alto enorme. La virata verso l'alto, diciamo, se hanno ragione le analisi, ci sarà perché, insisto, il bacino di utenza è ancora basso. Poi ci sarà, diciamo così, tutto un vantaggio per le aziende che potranno produrre liberamente. Insisto, però stiamo parlando di una cosa che non è stupefacente. No, certo, hai fatto bene a specificarlo, insomma, però. È come se si parlasse dell'aloe adesso, per fare un esempio sciocco, ma per dare l'idea, insomma. Quindi di un prodotto di derivazione vegetale che ha dimostrato, questo lo dicono studi accademici un po' in tutto il mondo, ha dimostrato proprietà terapeutiche. Poi gli americani, come al solito, lo useranno anche per farci delle bibite o delle altre cose. Vabbè, ma questo poi dipende. Il commercio americano, esatto, è sicuramente diverso, e anche l'utilizzo che più si fa di alcune cose. Diciamo più aggressivo, più incisivo a volte anche, perché ci sono meno remore rispetto a delle cose che magari non dovrebbero averne. Allora Marco, abbiamo terminato, però io, come spesso faccio con voi, alla luce di quello che abbiamo detto, mi piacerebbe trovare delle parole chiave anche per dare ulteriormente dei consigli a chi ci segue, no? Quindi come muoversi in questo momento nel mondo degli investimenti alla luce di quello che potrebbe succedere anche nei mercati? Sicuramente, una è prudenza più che altro, perché appunto certo. In America c'è quello che twitta in continuazione, ogni volta ci fa agitare. Che è Trump, Assolutamente. Quindi con tutto quello che può succedere, comunque in una situazione in cui c'è
preoccupazione per un rallentamento globale, sia degli Stati Uniti, del mondo in generale, della Cina per diversi motivi, per cui sicuramente prudenza. L'altra parola chiave potrebbe essere, o l'altro termine chiave potrebbe essere lungo periodo, cioè non farsi spaventare poi da queste cose che succedono, ma cercare di avere una visione di lungo periodo in base a quelli che sono i propri obiettivi di investimento e cercare di mantenerli a prescindere di quello che può succedere, facendo gli aggiustamenti nel caso, se le cose dovessero essere particolarmente gravi, ma non farsi spaventare, insomma, da... Poi si torna lì, inutile farsi spaventare da un tweet che dovrà essere confermato. Insomma, attendiamo con fiducia l'autunno, o per meglio dire la coda dell'estate, perché poi settembre, quando in teoria dovrebbe riprendere anche tutto il ragionamento intorno alle questioni più spinose, non saremo ancora in autunno, però insomma con la nuova stagione, mettiamola così. Va bene, abbiamo dimenticato qualcosa, no? Direi che abbiamo dato una panoramica generale, quindi io ringrazio Marco Caprotti, Morningstar Italy, e grazie, ci vediamo il mese prossimo. Grazie a voi, alla prossima. Market Star, vi ricordo che di norma il primo mercoledì del mese l'appuntamento è con Morningstar Italy per fare il punto della situazione, insomma mercoledì prima o dopo, dipende anche un po' da quello che succede sul mercato. Grazie ancora, noi andiamo in pubblicità e tra poco torniamo con le analisi dei mercati.